Il 12 e il 13 ottobre, quindi questo sabato e questa domenica, si terrà a Niulm la prima edizione di AI Motion, festival concorso sui contenuti audiovisivi realizzati con l'intelligenza artificiale. È un'iniziativa progettata da Iulm insieme a Iulm MyLab, il laboratorio di intelligenza artificiale dell'Ateneo, e con Neural Network, che è un'associazione che è stata realizzata e costruita da un ex studente Iulm. L'iniziativa si propone di fare il punto sulle relazioni che esistono tra la tecnologia e la creatività, in particolare quella legata appunto agli audiovisivi, sia nella loro versione creativa, quindi quella dei corti, che nella versione più aziendalistica degli spot pubblicitari e dei videoclip. È un'iniziativa a cui teniamo molto e che dimostra ancora una volta come l'Università Iulm stia attenta appunto all'avanzamento della tecnologia e alla contaminazione che ci sono inevitabilmente tra arte e tecnologia. Uno degli interrogativi che tutti si pongono in questo momento rispetto alle relazioni che ci sono tra creatività umana, in particolare nel nostro caso tra il cinema, l'audiovisivo e l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, è che tipo di effetti queste tecnologie potranno avere non solo nel mondo dell'occupazione degli addetti, insomma al mondo del cinema e dell'audiovisivo, ma anche rispetto alla creatività. Su questo tema la riflessione che mi viene da fare è che, come sempre, dipende un po' da come la usiamo la tecnologia. Quindi la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, può essere usata come fine a se stessa e quindi uno si può affidare ai risultati che l'intelligenza artificiale dà per generare una sceneggiatura o realizzare, come dire, un piccolo videoclip. Oppure può orientare la macchina utilizzandola semplicemente come strumento di aumento delle proprie idee, della propria creatività. Tendiamo sempre, insomma, a preferire chiamare l'intelligenza artificiale intelligenza aumentata. Allora, anche la creatività può essere aumentata dall'intelligenza artificiale e dalle generative, a condizione appunto che le persone le utilizzino no, per immaginare soluzioni possibili che magari a loro non erano venute in mente. In questo modo, ripeto, lo sposalizio tra macchina e uomo diventa virtuoso e si possono ottenere risultati eccezionali come quelli che vedremo in questa mostra che stiamo per andare a fare appunto con iMotion e che in qualche modo mostrano come appunto si possa utilizzare l'intelligenza artificiale per aumentare la creatività e non per ridurla.